In un'intervista la giornalista conduttrice di Belve ha accennato alla sua relazione sentimentale con il collega. Francesca Fagnani sta per tornare in TV con la terza stagione di Belve, in onda dal 1 novembre su Rai 2 in seconda serata. Proprio in vista del nuovo ciclo di interviste, la giornalista si è raccontata al Corriere della Sera dove, oltre ad anticipare qualcosa sui prossimi protagonisti del suo programma e ricordare le tappe salienti della sua carriera, ha anche accennato a qualche aspetto della sua vita privata. Francesca Fagnani, 46 anni, il prossimo 26 novembre, dal 2013 è fidanzata con Enrico Mentana. Un bilancio? L'amore è come il Giro d'Italia. Si vince a tappe, ha detto a tal proposito Fagnani che, confermando di non aver mai usato in alcun modo la sua popolarità per trarne un qualche vantaggio, ha aggiunto, non ho fatto mai nulla per mostrarmi in coppia. Neanche una foto insieme, ho fatto tutto da sola. Nel bene e nel male. La coppia vive insieme ai loro due cani Cavalier King, Nina e Bice. Spesso, loro sì protagonisti dei loro scatti social. Nina l'ha scelta Enrico e sembra una principessa. Bice l'ho scelta io e dovrebbe chiamarsi Scampia. Quel che mi fa rabbia è che sono entrambe pazze di Enrico. Io cucino per loro. Ma niente, si buttano solo su di lui. Ha raccontato ancora Fagnani che ha anche fatto accenno al rapporto con i figli di Mentana, nati da precedenti relazioni. Enrico Mentana è padre di quattro figli. Stefano, nato da Fulvia Di Giulio. Alice, figlia di Letizia Lorenzini del Milani. E Giulio e Vittoria, figli dell'ex Miss Italia 1987 Michela Rocco di Torre Padula. Che rapporto c'è tra Francesca Fagnani e i quattro ragazzi del compagno? È molto complicato? Per lui sì, è stata la risposta ironica. Scherzi a parte, ho un ottimo rapporto con tutti loro. Sono simpatici, non è che siamo una famiglia allargata, però.